Un saluto a tutti i selfisti, sono in auto diretto a Spielberg, al Red Bull Ring, così si chiama il circuito che una volta conoscevamo come Zeltweg, che è stato completamente rinnovato dalla Red Bull, che è la squadra di casa perché è austriaca. Qui la Formula 1 ha corso fino al 2003, poi ha smesso una lunga pausa. Pochi piloti quindi conoscono questo circuito, tra questi Alonso che ha detto non ho nessun ricordo particolare, so solo che è un circuito molto breve, sono pochissime curve e quindi in quelle pochissime curve non si può sbagliare e si fa la differenza, basta un decimo o due per cambiare molto, soprattutto nella griglia di partenza. L'aveva detto anche in Canada e sappiamo che la Ferrari non è andata particolarmente bene. Credo che neanche la Red Bull qui sia particolarmente favorita, anche se conosce benissimo tutte le caratteristiche della pista, l'asfalto, le curve, i cordoli, perché la Red Bull è una squadra che è una macchina che va forte soprattutto in curva e qua di curve ce ne saranno 5 o 6 e quindi è difficile che possa fare la differenza. Quindi come al solito sarà una gara con la Mercedes davanti e gli altri dietro sperando che succeda qualcosa. Ricordi però, io vorrei parlarne di due in particolare che riguardano Michael Schumacher. Le sue ultime due gare, una contestata, quella del 2002 che vinse perché Barrichello lo lasciò passare nel finale, proprio all'ultima curva, e fu fischiato lì il campione tedesco e ci rimase molto male, fece salire Barrichello sul primo gradino del podio. E le ricordo invece dell'anno successivo, il 2003, quando lo stesso Schumacher si fermò ai box, ci fu una perdita di benzina, la sua macchina fu avvolta dal fuoco e lui rimase impassibile al volante in attesa che i meccanici, fiducioso, con la massima fiducia nei meccanici che avrebbero spento l'incendio, così avvenne, ripartì e vinse la gara. Questo è il mio ricordo personale di questa gara 11 anni fa. Faccio gli auguri a Schumacher di tornare presto e intanto speriamo di vederci una bella gara. Salve amici di SelfieGP, volevo sapere che cosa ne pensavate riguardo all'attuale situazione di due grandi team come Ferrari e McLaren e se secondo voi già potranno pensare alla stagione successiva 2015 lasciando da parte quella attuale. Grazie. Rosario, quando parliamo di grandi un po' decadute, McLaren e Ferrari sono i due primi nomi. Non dimentichiamo la Williams, che è un'altra nobile che ormai da tanto non fa risultati. Sì, è triste sapere che già entrambe le squadre pensano al 2015, però c'è una grossa differenza. La McLaren per il 2015 avrà una grossa novità, non è detto che funzioni, ma è il motore Honda. La Honda quindi sta lavorando per costruire questa nuova Power Unit, ha il vantaggio di vedere un po' cosa hanno fatto gli altri, quindi di sapere soprattutto la Mercedes, perché attualmente la McLaren ha il motore Mercedes, sapere quali sono un po' le caratteristiche tecniche di questa Power Unit. Lo svantaggio invece è di non poterla provare in pista, perché mi dicono gli ingegneri che un conto è stare al banco di prova in fabbrica, un conto è mettere una macchina in pista con il suo motore. Dicevo, la McLaren ha questo vantaggio, la Ferrari no, la Ferrari sta ristrutturando da capo, deve praticamente cominciare da zero perché il progetto di quest'anno è fallimentare. Io temo che nel caso della Ferrari i tempi per tornare grande siano più lunghi. 2015 penso che sarà di nuovo un anno, lo chiamerei di transizione, in cui sì, saranno cercate le prestazioni, ma forse sarà di nuovo una macchina laboratorio per progetti a più lungo termine, perché penso che a Maranello vadano cambiate parecchie cose. A questo sta lavorando Mattiacci, ma non è che 6 mesi, 8 mesi possano bastare. Questi sono i tempi per la costruzione della macchina del 2015. Quindi mi aspetto ancora difficoltà nel 2015. La Mercedes ha un vantaggio tale che lo manterrà sicuramente.